Ciao a tutti, benvenuti nel nostro Faema Coffee Tour. Ciao Valentina. Ciao Ale, ciao a tutti. Una tappa virtuale che fa parte del Faema Global Coffee Tour, quindi un'occasione per trasportare la tradizione e la cultura del caffè espresso in Italia, in Europa e anche in America. Esatto, infatti uno degli elementi fondamentali del Faema Virtual Coffee Tour è proprio la Faema B e l'Ape Car, che è stata realizzata in collaborazione della designer Manuela Bucci. E quindi quando è iniziato tutto questo percorso, tutto questo tour? Allora, la prima tappa fisica è iniziata lo scorso 18 ottobre a Roma, dove siamo stati accompagnati da Coffee Gurus, caffè di qualità, e abbiamo creato delle ricette speciali. Oggi invece la riproponiamo in versione virtuale, ma non ci fermiamo in Italia, andremo in Europa e addirittura anche negli Stati Uniti. Altro elemento fondamentale assoluto sarà la President, giusto? Faema President, che prende il nome dagli iconici modelli anni 60, ovviamente con un'ergonomia studiata, un'ergonomia moderna, con della tecnologia attuale, tutto ovviamente a disposizione del barista del caffè espresso di qualità. Quindi tornando ad oggi, questo Faema Virtual Coffee Tour sarà composto da tanti ospiti che ci faranno vedere i trend attuali riguardo il caffè, bevande alternative, latte art, insomma ci sarà un po' di tutto. In occasione di questa speciale tappa virtuale del Faema Coffee Tour abbiamo pensato per tutti quelli che ci seguono un'offerta commerciale. Quindi andate sul nostro sito, cliccate, compilate il form e verrete contattati da un referente commerciale che vi spiegherà e vi darà tutte le informazioni. Vi ricordiamo che durante tutte le riprese del Faema Virtual Coffee Tour abbiamo rispettato le regole anti-Covid. Vi abbiamo introdotto brevemente cos'è il Virtual Coffee Tour, ma oggi, Vale, abbiamo la nostra prima ospite. Lo diciamo il nome? Dillo tu. Jessica Sartiani è una barista, una trainer, ma oggi che cosa ci farà vedere? Jessica, insieme alla nostra trainer Rita, ci dimostreranno come la Faema President termosifonica può essere adattata al menù del barista moderno. Wow, allora non ci resta che andarle a vedere. Andiamo. Ciao Jessica, benvenuta al Faema Virtual Coffee Tour. È da tantissimo che non ci vediamo. Oggi di che cosa parleremo? Ciao Rita, è un piacere essere qui. Oggi parleremo di due bevande che di solito si trovano sempre nel menù moderno della caffetteria, in particolare appunto il Long Black e l'americano. Quindi con l'aiuto della nostra nuova Faema President termosifonica potremo vedere come differenti bevande, differenti misure possono entrare nel nostro menù utilizzando un'unica macchina. Esattamente, anche perché sappiamo benissimo che il Long Black e l'americano sono bevande che vengono servite in delle tazze molto più grandi rispetto a quelle che utilizziamo per l'espresso, per il cappuccino per esempio. Qual è la differenza la differenza maggiore tra Long Black e americano? Allora, il Long Black che andremo a servire qua è molto più forte, perché la quantità di acqua che troviamo all'interno, quella che utilizziamo per il bypass, è di un 130 per un doppio espresso. L'americano invece, che serviremo in questa mug molto più alta, ha un bypass di 180 ml di acqua, quindi diciamo è più leggero come risultato a livello gustativo. Quindi grazie alla bacinella della President possiamo utilizzare al primo livello, come l'impostazione classica, quella che usiamo tendenzialmente per l'espresso, possiamo utilizzarlo per fare il nostro Long Black. Quindi possiamo adattare questa macchina a differenti momenti della giornata, ad esempio se abbiamo al mattino una clientela più italiana, possiamo utilizzare la bacinella al primo livello in cui utilizzeremo maggiormente espresso o cappuccino all'italiana, quindi con un single shot. Se invece decidiamo di servire questi drink che hanno delle tazze più grandi, possiamo semplicemente spostare la bacinella e mantenere sempre la stessa macchina, ovviamente. Chiaro, sì, e questo credo che sia fondamentale, soprattutto per il flusso di lavoro. Ci facilita tanto e evita di andare ad utilizzare dei bricchettini che poi useremo per travasare nella tazza
dell'americano, dell'espresso. Quindi a mio avviso è una cosa molto importante. In più, avere molto più spazio ci permette anche di poter usare delle bilance. Quindi ci permette di utilizzare anche differenti caffè, di ampliare l'offerta per i nostri clienti e renderci più interessanti. Esattamente. Quindi la prima bevanda che vedremo adesso è il long black. Adesso è il long black, okay. Sì. Quindi andrò a macinare 16 grammi di caffè. Con questo menù moderno noi tendiamo sempre ad avere delle ricette ben definite, quindi cerchiamo di mantenere le dosi sempre uguali tra una bevanda e l'altra, anche per evitare sprechi. Sì, questo senza ombra di dubbio ci aiuta tantissimo, soprattutto in quello che è il discorso del costo della bevanda, ma ancora più importante è avere un equilibrio della bevanda stessa. Molte volte pensiamo che l'americano e il long black siano dei beveroni o un qualcosa che non abbia bisogno di tanta ricerca e di una ricetta alle spalle. In realtà, quando andiamo a trovare il giusto equilibrio tra il bypass e il caffè che utilizziamo, possiamo avere delle bevande molto deliziose. Tu lavori a Firenze, giusto? Sì, io lavoro a Firenze in una caffetteria che si chiama Melaleuca. I proprietari sono australiani, quindi diciamo che hanno il concept e la mentalità del locale molto international. E qui abbiamo fatto il nostro long black. Ricordiamo sempre che il long black e l'americano sono delle bevande a base espresso. Molto spesso in Italia noi parliamo di americano parlando del caffè filtro, sono delle bevande differenti. Vogliamo vedere come si prepara un americano? Sì, senza ombra di dubbio, in questo caso con la nostra bacinella smontabile in maniera molto semplice. Semplicemente svitando le viti ai due lati della bacinella possiamo spostarla a tre differenti altezze per utilizzare delle differenti tazze e per sì, creare delle bevande differenti. Sì, in questo caso l'americano abbiamo questa tazza molto alta. Se vogliamo essere precisi, come potete vedere, possiamo anche utilizzare la bilancia per vedere il risultato in tazza, già con l'acqua all'interno. Jessica, qual è la differenza in termini di ricetta tra il long black e l'americano? E in questo caso per l'americano vado ad utilizzare un quantitativo di acqua maggiore, sempre per un doppio shot di espresso. Okay. Però vado ad utilizzare 150 ml di acqua, 180, perdonami, invece di 130. Quindi sarà una bevanda in cui noi riusciamo sempre a sentire il caffè perché abbiamo un doppio shot, però sarà un po' più debole comparata con un long black, giusto? Sì, giustamente. Il long black, diciamo, è una bevanda più da mattina, che dà un sentore un po' più, la presenza del caffè è più forte rispetto all'americano. Quindi volendo noi potremmo anche utilizzare dei differenti caffè per estrarre differenti espresso per le differenti bevande. Sì, certo. Anche per un long black nessuno ci vieta di andare a usare una singola origine arabica, per esempio. Molto spesso un errore che viene fatto è quello di utilizzare un singolo shot, che non è un errore in realtà, però dobbiamo sempre mantenere poi un livello di una quantità di acqua adeguata allo shot di espresso. Se no si rischia di perdere comunque il gusto dell'espresso. Molto sì, spesso l'americano viene chiamato acqua sporca, in questo caso non è acqua sporca, però quasi. Eh sì, sì, se viene fatto senza nessun criterio chiaramente diventa acqua sporca. Se invece andiamo a cercare una ricetta e se lo assaggiamo soprattutto, quindi eliminando un po' questo blocco dell'americano acqua sporca, magari possiamo trovare un buon equilibrio in tazza. Poi anche con l'ausilio della bilancia che hai messo sotto la tazza sei riuscita a creare la tua ricetta perfetta. Sì, esatto. Quindi oggi noi siamo riuscite a vedere quali sono le differenze maggiori tra long black e americano. Molto spesso c'è molta confusione quando si parla di questi argomenti, di queste bevande. Siamo riuscite a vedere anche come con questa macchina possiamo creare un menù differente e dare una nuova offerta ai nostri clienti. Sì. Anche perché, come abbiamo detto, abbiamo tre livelli, quindi volendo possiamo abbassarla ancora di più e basti pensare all'estate quando magari il take away, il portar via delle bevande anche fredde come ice latte,
un caffè latte grande sono molto più richieste. In quel caso lì avere una bacinella più bassa ci aiuta proprio nell'estrazione di queste grandi bevande. Poi ovviamente avendo anche bevande di differenti misure, noi come baristi possiamo chiedere al cliente un prezzo superiore, diamo un'offerta maggiore e possiamo chiedere per i nostri prodotti un prezzo superiore. In questo momento è molto importante anche per noi riuscire a capire esattamente dove andare con i nostri locali. Certo, e soprattutto avere sempre un prodotto di qualità, perché anche se è grande non vuol dire che la qualità sia inferiore, esattamente. Jessica, grazie mille per essere stata qua con me e per aver parlato del menù di Caffetteria Moderna con l'American Long Black. Hai chiarito tantissimi dubbi e questo ci può anche permettere di creare un nuovo menù che si adatti meglio all'offerta che vogliamo dare al nostro cliente. Con questa macchina noi abbiamo la possibilità di creare infinite bevande e ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo. Grazie. Grazie mille a voi, grazie Rita, è stato un piacere e secondo me con questa macchina e con un menù anche più vasto ci possiamo divertire molto di più. No matter what. Bellissimo, ringraziamo Jessica e Rita per averci dimostrato come è possibile trasformare il caffè in bevande straordinarie. Mille sfaccettature di caffè, ma non è finita qui, adesso passiamo al prossimo ospite. Oggi abbiamo e presentiamo un altro ospite un po' spumeggiante. Sì, si chiama Giorgio Facchinetti, è un flair bartender, ma Ale, che cosa significa flair bartender? Flair bartender è quando per creare un drink o per versare giochi un po' con le bottiglie. No, fantastico, andiamocelo a vedere. Ma con chi è oggi insieme? Oggi è insieme a Rossella Musarra, la nostra trainer della Muma Coffee Academy. Insieme creeranno un drink a base espresso con la nostra Faema President. Fantastico, andiamo. Ciao Giorgio. Ciao Rox. Benvenuto al Virtual Coffee Tour Faema. Grazie mille. Siamo in compagnia della President Termosifonica. E prima di iniziare volevo parlare un attimo del design della macchina. Dai, volentieri, anche perché mi ha colpito veramente tanto, un design unico. Devi sapere che nasce in collaborazione con la divisione industriale Ital Design ed è la reinterpretazione dell'icona assoluta degli anni 60. Che stile! È infatti un'icona di stile. E infatti ti dico, mi ha colpito tanto anche perché io sono un flair bartender e flair in inglese significa stile, per cui diciamo che questa macchina fa flair da sola, cioè, esatto. Già com'è. È molto stilosa, ecco. Io oggi sono qua per proporti una ricetta, una delle mie ricette signature, e la vado a comporre con del bitter, del vermouth, caramello salato e una miscela di caffè del Centro America che ha note di cioccolato, di vaniglia, che appunto va a richiamare quelle che sono la materia prima che vado ad utilizzare. Infatti utilizzo un vermouth che va in infusione con della vaniglia, del caramello, il caramello che va a richiamare appunto il caramello salato che vado ad utilizzare all'interno del mio cocktail. E la miscela del caffè è importantissima perché, essendo la parte analcolica, va a mischiare il tutto in maniera perfetta. Come tecnica andrò ad utilizzare una tecnica throwing, per cui andremo ad ossigenare bene il tutto, sia il caffè che tutti gli elementi presenti all'interno, e non mi resta altro che avvicinarmi alla macchina e scoprirla. Prego. Allora, di solito quando arrivo subito su una postazione di lavoro nuova, io comunque ho fatto caffetteria all'inizio della mia carriera, ti dico, mi stupisce veramente tanto. Mi stupisce tanto perché innanzitutto ho la possibilità di vedere il mio cliente. Sì, cosa perché è importante l'interazione col cliente. E poi al primo tocco, sono sincero, la trovo veramente comfort, può essere? Esatto, perché il manico del portafiltro è rivestito in soft touch. Benissimo. Ed è disponibile anche in versione con il legno. Ah, però. Ok. Benissimo. E l'interfaccia è disponibile sia a bottoni, come in questo caso, oppure touchscreen. Perfetto. Diciamo che si può personalizzare il basamento, che in questo caso è nero. Ok. E la parte alta sopra è in acciaio. Perfetto, cioè diciamo che la posso modificare un po' come a tuo piacimento. A mio piacimento, perfetto. Almeno riesco a darmi un'identità rispetto ad altri e posso distinguermi. Certo. E questo è veramente importante, soprattutto adesso. Niente, allora io partirei subito. Andiamo a vedere procedi. Un pochino. Allora, innanzitutto facciamo subito, ricolleghiamoci al discorso di stile facendo un po' di flair. Già questo è un movimento di flair. Avendo lavorato in caffetteria dovrei ricordarmi come si va a fare un espresso perfetto. Allora, ecco. Intanto che esce il mio espresso io vado alla creazione del mio cocktail. Ok. Ok. Questo che ho appena fatto è un movimento di craft, okay? Perché il flair si differenzia in working flair, exhibition flair e craft flair.
craft flair è la necessità di portare il flair al nostro banco. Ora ti faccio un esempio. Vai. Io ho fatto questo piccolo movimento, già potrebbe essere sufficiente. Poi adesso ti faccio vedere invece come si va a creare tutta una routine utilizzando appunto sia craft che working flair. Ok. Allora, ti ho detto all'inizio che il nostro link che andiamo a vedere oggi è con il bitter, ok? Per cui andiamo a dargli la parte ammaricante. E andrò a metterci all'interno un'oncia. Perché questo non è che ho un drink che ho inventato, è un twist su un americano. Ok. Okay? Per cui abbiamo messo il bitter, andiamo a mettere il vermouth. Ok. E ora andiamo a fare un po' di flair per spettacolarizzare il tutto, che comunque non è, è una parte da non lasciare per scontato, ok? Perché è vero, magari adesso io mi sto dilungando con te parlando, però comunque il nostro cliente, se non è troppo invasivo il flair, diciamo che è una parte che fa piacere e accompagna l'esperienza di gusto. E partiamo con il nostro flair. Allora, devi sapere che quando iniziamo a fare flair, i movimenti con gli shaker sono fondamentali per capire la luce, perché non sempre abbiamo una condizione di luce ottimale. 5. Opa. Andiamo. Devo mettere il nostro caramello salato. Sei pronta a un po' di interazione? Dai, sì, ci provo. Vai, mettilo tu. Volevo esagerare? Vai. Amore. Mettendo qua. Dai. Vado? No, basta, match. Perfetto. Andiamo a mettere all'interno un tre quarti di caramello salato. Mm-hmm. Ok. E poi cosa ci rimane da fare? Abbiamo detto tecnica throwing. Okay. Ok. Ok, quindi abbiamo messo tutti i nostri ingredienti. Mm-hmm. Caramello salato, bitter, vermouth e il nostro espresso. Double shot. Ora andiamo a fare il throwing. Che cosa consiste? Fallo. È un passaggio da un contenitore all'altro del nostro prodotto. Okay. Ok. Per cui, innanzitutto, ovviamente dato che il nostro shaker con l'interno nostro ghiaccio è rimasto di un attimo, dovrò andare a scolare il tutto perché ovviamente magari, come vedi, rimane un po' d'acqua. Un po' di residuo di acqua, esatto, rimane. E poi consiste nel passarlo da un contenitore a un altro in maniera in questo modo. Vedi, questo, se tu non lo sai, è il primo movimento di flair creato dall'uomo, da Jerry Thomas. Infatti il throwing viene visto sia nella parte tutta di tè, per cui tutta la parte della Thailandia, tutta la parte dell'est asiatico, e anche appunto con il blue blazer, che era questa tecnica dove Jerry Thomas faceva passare da un contenitore ad un altro un liquido infuocato. Okay. Adesso liquido infuocato non ce l'abbiamo, ma abbiamo il nostro espresso con la nostra parte alcolica. Tac. Ok. Perfetto. Tac. Ok. Ora cosa rimane? Devo andare semplicemente a versare all'interno del mio bicchiere. Allora, questo drink è un drink che va servito con la sua bella schiumetta appunto che viene data dal throwing. Perché appunto abbiamo detto che lo va ad ossigenare. A me piace dargli una personalizzazione, perché okay, come hai visto prima stavamo parlando di personalizzazione. Esatto. A me piace un po' avere questa nota di estro. E andrò a fare un'aromatizzazione smoked. Ok, okay. Poi, se vuoi sentirla, questa è l'essenza. Poi diciamo mm-hmm. che dà quella nota appunto bella affumicata. Andrò a fare questa aromatizzazione che può essere in due modi. O okay, semplicemente così, mm-hmm. in modo tale che appunto gli do un'aromatizzazione, ma non è tutto questo spettacolo, mi verrebbe da dire, oppure posso andare a fare una bella bolla aromatizzata in modo tale che così ho un doppio effetto. Ho l'effetto wow perché? Perché ovviamente è wow il gusto, è wow il caffè, è wow il prodotto, per cui va al banco un drink del genere. Ovviamente ho fatto flair, per cui ho dato un valore. Certo. Cosa faccio? Andrò a mettere una guarnizione, se vuoi mettere tu, prego. Vai ad sopra? Appoggiare. Sì, sopra, tranquilla. Non è un effetto wow spettacolare, bello, diciamo che dà proprio quell'interattività anche al cliente, oltre che al gusto, perché poi sì, dopo il gusto deve rispettare le aspettative. Hai avuto effetto wow perché il flair è una cosa che non vedi tutti i giorni. Wow per il prodotto e wow il servizio. Diciamo che e wow la macchina, per cui diciamo che hai fatto un servizio top a 360 gradi. Se vuoi assaggiarlo? Sì, grazie. Prego.
Wow. Grazie. Wow, ringraziamo Giorgio Rossella per averci dato dimostrazione di come creare un perfetto drink a base espresso. Che bontà, già solo immaginarlo. Ma non è finita qui, perché è arrivato il prossimo ospite e già la macchina. Andiamo a vedere di chi si tratta. Davide Cobelli, il campione italiano di roasting 2020. Che cosa farà Davide? Insieme ad Angelo Sportelli ci dimostreranno come Faema Presin Termosifonica può gestire diversi profili di tostatura tramite il Thermo Balance System. Quindi andiamo a scoprire cos'è. Ciao Davide. Ciao Angelo. Benvenuto al Faema Virtual Coffee Tour. Grazie di avermi invitato. Oggi vogliamo parlare di come gestire diversi stili di tostatura con le diverse temperature. Ma prima di parlare della parte un po' più tecnica, ecco, di questo argomento, e parlando di stili di tostature, volevo chiedere a te, da roaster a barista, qual è il tuo stile di tostatura? Angelo, ti dirò, in realtà non ho un vero e proprio stile di tostatura, ma è un approccio alla tostatura che è sempre diverso in base al tipo di caffè che andremo poi a tostare in quel momento. E quindi cerchiamo di ricavarne l'essenza creando diversi tipi di tostature e cercando di trovare sempre la tostatura giusta per quel caffè. Quindi il nostro approccio è più che stile, è proprio un vero e proprio sperimentare su questo caffè o su altri caffè. E in questo caso nei due caffè che abbiamo portato oggi. Ecco, parlaci un po' dei due caffè che hai portato oggi, hanno due stili diversi, sono due caffè molto, due miscele molto diverse. Sì. Parliamo un po' di cosa utilizzeremo. Allora, abbiamo portato oggi la Steam & Co., che è la prima miscela nata in Garage Coffee Bros. 2 anni fa. Una miscela che ha voluto essere fin da subito molto dolce, ma altrettanto aromatica, con un corpo medio, quindi non troppo intensa, che si addica molto bene a un mercato più internazionale. Dall'altra parte poi abbiamo la 100%, la nuova nata in casa Garage. Questa 100% si approccia molto più facilmente a un mercato invece nazionale, quindi al classico bar, la pasticceria in Italia, e quindi con un'utenza anche molto italiana, abituata a un caffè un po' più corposo, un caffè molto dolce, ma senza stravolgere la loro vita, la vita dei nostri clienti, con una forte acidità. Ecco, a proposito proprio di acidità e dei due diversi caffè, ne parlavamo prima di cominciare. Steam & Co. in realtà mi hai detto di utilizzare una temperatura di estrazione più bassa rispetto a 100%. Normalmente noi avremmo detto il contrario, giusto? Sì. Per caffè di altura, per caffè un po' più acidi, con un'acidità un po' più spiccata, caffè più delicati, normalmente andremmo ad alzare un attimino la temperatura di estrazione. Invece tu mi hai chiesto di tenerla un po' più bassa. Perché? Perché Steam & Co. in realtà è una miscela con dei caffè molto delicati al suo interno e che vuole essere estremamente profumata e aromatica. Quindi nello stile di tostatura che utilizziamo e nei tipi di caffè che compongono la miscela, poi abbiamo trovato che il giusto compromesso con l'estrazione che vogliamo sia una temperatura leggermente inferiore a quello che normalmente si può pensare. Mentre per la 100% torniamo invece con temperature leggermente più alte, proprio perché si dedica al mercato italiano, la tostatura è anche leggermente più scura, ricordandoci che però la tostatura non è mai troppo scura per noi. Ok Davide, allora andiamo ad estrarre questi caffè, andiamo a provare questi caffè. Cominciamo con 100% arabica a questo punto. Andiamo a utilizzare con 100% arabica un settaggio della nostra macchina che ci permetta di avere una temperatura leggermente più alta. Per fare questo possiamo andare ad agire su una delle caratteristiche principali della nostra macchina, che è il Thermo Balance System, che praticamente ci permette di cambiare la temperatura di estrazione del nostro caffè in base all'esigenza. Possiamo alzare o abbassare la temperatura facendo cosa? Semplicemente andando a regolare quello che è il flusso di acqua calda, della parte più calda, che arriva sul nostro pannello di caffè. Andiamo ad estrarre contemporaneamente anche Steam & Co. Andremo quindi a compararli insieme a questi due caffè? Assolutamente sì, andremo a compararli, andremo a provare le differenti caratteristiche.
Intanto, mentre estraiamo il nostro Steam & Co., andiamo a dare un po' dei parametri che abbiamo utilizzato per settare i due gruppi. Mentre nel gruppo utilizzato per 100% abbiamo, come richiesto da te, tenuto una temperatura leggermente più alta, in Steam & Co. l'abbiamo tenuta un po' più bassa. Come abbiamo fatto questo? Semplicemente andando a cambiare il settaggio delle due manopole. Qui siamo partiti da zero e abbiamo dato 4 scatti. Ogni scatto dà una variazione di circa 2 gradi. Aumenta di 2 gradi, diminuisce di 2 gradi a seconda del tipo di settaggio che diamo. Questo settaggio in realtà è bene farlo in fase di installazione della macchina e poi andare a cambiarlo alla necessità nel momento in cui andiamo ad avere due miscele diverse. Ok Davide, allora abbiamo parlato di due caffè che hanno necessità praticamente di temperature di estrazione diverse. Come possiamo noi riportare sulla macchina questo? Abbiamo una tecnologia chiamata Thermo Balance System che ci permette, su una tecnologia termosifonica, di avere un controllo che non è puntuale di temperatura, ma che ci permette di avere una temperatura più alta o più bassa di estrazione in base alle nostre esigenze. Andiamo adesso, a questo punto, ad estrarre le due bevande. Cosa Assolutamente dici? Sì. Ok. Allora, dici un po' cosa dobbiamo aspettarci da questi caffè. Allora, dal 100%, che è la nostra miscela 100%, quello che abbiamo voluto che si possa percepire è stato il corpo e la dolcezza, queste due parti fondamentali poi per un espresso definito così all'italiana o che possa piacere agli italiani, no? Sì. Quindi in questo caso quello che andremo a percepire sarà sicuramente un corpo molto intenso e una dolcezza straordinaria, legato però sempre a note poi di frutta essiccata e a delle leggerissime note di agrumi e di frutta fresca. Ovviamente abbiamo cercato di mantenerle basse. Ok, ok. Mentre in Steam & Co.? In Steam & Co. invece quello che abbiamo cercato di far prevalere è la parte aromatica e una parte anche di acidità importante. Come abbiamo detto, l'acidità è importante soprattutto perché ci rivolgiamo a un pubblico internazionale con questo tipo di miscela, ma non così spiccata per dar fastidio all'interno di bevande a base di latte. Okay. Quindi grande dolcezza anche qui, data da due caffè tra l'altro di straordinaria levatura, sono due Etiopia, uno naturale e uno lavato, e poi queste note ancora una volta di nocciola date da questo brasiliano, un pulped natural di altissima qualità. Un'altra nota a margine è la parte di mirtilli e la parte di frutta rossa e frutti di bosco di questa Steam & Co. Perfetto. Senti, io ti proporrei di fare un po' una comparazione tra i due. Abbiamo estratto i due espressi. Andiamo a sentire queste note di cui ci hai parlato. Molto volentieri. Qua. Allora, questa è la 100% arabica. Io le prenderò entrambe, anch'io. Così le possiamo okay. percepire. Alla nostra sinistra abbiamo la 100%, 100%. E alla nostra destra la Steam & Co. Ah, si sente una grandissima differenza aromatica tra i due. Non c'è dubbio. Note molto più calde nella 100%, note tipiche dell'espresso italiano. Acidità limitata. Esatto. Bel corpo, rotondo, morbido. Le note di frutta secca che si sentono tantissimo. Mentre qui mi ha sorpreso davvero il sentire davvero quel mirtillo di cui mi parlavi. E poi corpo, morbidezza, dolcezza, le tre caratteristiche che deve avere il 100%. Assolutamente. Acidità, succosità, non eccessiva ma complessa, un corpo medio ma grandissime note anche in bocca floreali di frutta fresca, meravigliose. Nettamente diversi grazie anche alle temperature diverse a cui li abbiamo estratti. Assolutamente, e guarda, devo darti atto che effettivamente a livello gustativo, a livello olfattivo poi soprattutto, avevi ragione, la Steam, giustamente da roaster, conosci il tuo caffè, la Steam funziona molto meglio in una temperatura più bassa. Sì. È un valore aggiunto quello di poter gestire anche due caffè contemporaneamente, insomma, nessuno ci vieta di avere la 100% e la Steam
Contemporaneamente, assolutamente no, anche perché sono due prodotti che si rivolgono a un pubblico diverso ogni volta. Quindi ben venga avere uno strumento che ti permette di avere questa versatilità. Magari avendo la 100% come la nostra miscela, quella per tutto il pubblico, e la Steam come un qualcosa di un po' più particolare, un po' più... Un meraviglioso upselling, perfetto, devo dire. Quindi settando, per esempio, adesso pensandoci un attimo, due gruppi per la 100% avendo un caffè prettamente italiano e poi un gruppo dedicato a quell'upselling, come dicevi tu, che può essere di un prodotto la di Steam. Nicchia, sì, sì, assolutamente, e di elevata assolutamente qualità. Perfetto, ottimo. Allora, Davide, ti ringrazio di questa bella chiacchierata che abbiamo fatto insieme oggi. Grazie Angelo, a te e a Faema. Bentornati nel nostro Virtual Coffee Tour, siamo qui per presentarvi il nostro nuovo ospite. Si chiama Stefano Caverzaschi, di che cosa si occupa? È il Sales Export Manager Europa di Gruppo Cimbali e ci racconterà di come la Faema President è vissuta nei paesi europei. Andiamolo ad ascoltare. Buongiorno e bentrovati al nostro flagship store Faema, dove proseguiremo la nostra panoramica con il nostro nuovo gioiello Faema President. Viviamo un anno particolare in cui non è possibile viaggiare fisicamente, ma è possibile farlo virtualmente. Infatti oggi voglio farvi fare un piccolo coffee tour virtuale per quelle città europee che hanno già scelto di usare e di installare la nostra nuova Faema President. L'Italia è la patria del caffè espresso. Nessuno beve tanto caffè espresso quanto noi. Ma cosa succede veramente al di là delle Alpi? La cultura del caffè all'estero è molto eterogenea, eppure negli ultimi anni il fenomeno di internazionalizzazione ha investito anche il mondo del caffè. Così la consapevolezza del consumatore è aumentata e con essa la necessità di bere un caffè di qualità, creando nicchie di eccellenza in tutti i paesi. Andremo ora a vedere 5 installazioni in diversi angoli d'Europa, in cui l'utente finale e il barista hanno scelto Faema President per specifiche caratteristiche. Andiamo a vedere quali sono. Iniziamo il nostro viaggio da Dublino, Irlanda, dove abbiamo installato la prima President 4 gruppi al mondo. Il locale che ha scelto President è da sempre un Faema lover ed è rimasto quindi con i nostri prodotti. Quello che l'ha colpito di più del nostro modello è il design accattivante e lo chassis interamente in metallo, che dà robustezza al prodotto. L'Irlanda è un piccolo paese dove Faema ha da sempre un ottimo seguito e così anche il nuovo modello President ha avuto da subito un ottimo riscontro. È anche un paese dove si bevono molte bevande a base latte e quindi il sistema Purge e le lance vapori fredde sono state da subito molto apprezzate. Da Dublino ci spostiamo a Vienna, dove due catene di caffetterie hanno già scelto President. Ai baristi austriaci è piaciuta molto l'ergonomia della macchina, dai display leggibili da ogni angolazione alla posizione equilibrata dei gruppi che permettono al barista di lavorare da ogni posizione, fino alla bacinella regolabile. Non dimentichiamo che all'estero va molto la versione alta per poter erogare bevande lunghe e coffee takeaway. Da Vienna ci spostiamo a est, in Russia e precisamente a Mosca, dove il mondo del caffè espresso sta vivendo negli ultimi anni una crescita esponenziale. President si è posizionata in una fascia alta di mercato, una nicchia esigente soprattutto alla qualità in tazza. I clienti che hanno scelto President lo hanno fatto per la flessibilità e per la precisione dell'erogazione, grazie soprattutto ai gruppi termocontrollati e al controllo della preinfusione. Il barista del locale moscovita che ha scelto President lavora inoltre con il kit bilance per migliorare ulteriormente il risultato in tazza. Da Mosca ci spostiamo un po' più a sud e andiamo ad Atene. Qui Faema è un marchio storico e la cultura del caffè è piuttosto simile a quella italiana. Infatti si beve moltissimo caffè espresso, ma la comunità baristi è piuttosto vivace. In Grecia finora è stata apprezzata in particolare la President nella sua versione termosifonica. I baristi che l'hanno scelta hanno apprezzato in particolare tre caratteristiche. In primis il design, molto bello, poi l'ergonomia di lavoro e la bacinella posizionabile. Laddove la bacinella è posizionata in alto, il barista ha più spazio per poter inserire le proprie lattiere o altri barista tool utili al lavoro. Ultima tappa del nostro coffee tour è Groningen, una cittadina nel nord dell'Olanda, dove sono molti i clienti ad aver già scelto President in un paese dove il marchio Faema è storicamente forte. I clienti hanno scelto President per alcune specifiche caratteristiche. Iniziamo dal design, che strizza l'occhio al passato ma attualizzato, continuando con la carrozzeria bassa, che permette visibilità al barista, e per concludere la qualità dei portafiltri in acciaio inox.
Molto apprezzate anche le possibilità di personalizzazione della macchina, a partire dal pannello posteriore in vetro di diversi colori, ai pannelli laterali e al basamento. Ottimo riscontro hanno avuto anche le varie opzioni di serie, a partire dal front-end, display o a pulsanti, e alla termica, classica Faema o multiboiler, cosa che in Olanda, un mercato particolarmente attento alla stabilità in tazza, è stata molto apprezzata. Il nostro Coffee Tour europeo, purtroppo, termina qui. Ma ci auguriamo che l'esperienza che abbiamo vissuto, nonché i modi, forse diversi, con cui i baristi europei utilizzano la macchina President, possano essere, perché no, anche di spunto per la nostra realtà italiana. È stato interessante sentire Stefano. È interessantissimo capire come la Faema President viene vista nel mercato europeo. Ma non è finita qui, perché cioè, già vedo il prossimo ospite. Un ospite supersonica, un pezzo da 90, lo diciamo il nome? Diciamolo. Manuela Fensore, la campionessa mondiale di latte art 2019. Cosa faranno oggi? Insieme alla nostra trainer Rita Sayu della Muma Coffee Academy faranno un workshop insieme sulla nostra nuova Faema President termosifonica e ci mostreranno l'utilizzo delle lance vapore e creeranno dei capolavori. Non ci resta che andarle a vedere. Andiamo. Ciao Manuela, benvenuta al Virtual Coffee Tour. Oggi finalmente abbiamo modo di mettere le mani assieme sulla nuova President termosifonica. Cosa ci mostrerai? Oggi vi mostrerò come realizzare al meglio un'ottima montatura di latte utilizzando il massimo della potenza che adesso vi mostrerò. Intanto vi spiegherò i passaggi fondamentali da eseguire per ottenere la massima resa. Andrò a realizzare prima il mio espresso e poi nel frattempo monterò il mio latte utilizzando chiaramente il massimo della potenza. Quindi adesso andrò a realizzare un double shot che mi serve come base per disegnare. Okay. Quando prepariamo l'espresso come base per la latte art deve essere, solitamente si utilizza un caffè più concentrato, quindi parliamo di ristretto piuttosto che di espresso normale. Sì, diciamo che è una scelta. Io tendenzialmente utilizzo un double shot perché mi trovo meglio a livello di contrasto. Poi chiaramente una volta seguita la base vado ad azionare il mio purge e poi aziono la lancia al massimo della potenza per avere un'ottima emulsione. Okay. In questo caso introduco aria all'interno e poi immergendo la lancia all'interno del mio latte vado semplicemente a seguire il vortice e poi rifaccio nuovamente il purge. Okay. In questo caso è stato il 100% perché avevi una lattiera un po' più grande, quindi è un grande volume di latte. Se sì. Dobbiamo montare meno latte, utilizziamo lo step al 50%. Esattamente, giusto per gestire al meglio anche il liquido all'interno della lattiera piccola. Okay. Quindi adesso andrò a realizzare una figura che mi ha permesso di vincere il mio titolo mondiale. Partiamo dal volto dell'aquila. Ok. Questa tecnica si chiama free pour, giusto? Esattamente, sì. Ok, questa è una figura rivisitata. Quindi per la creazione di questa... Ah, questa è l'aquila. Per la creazione dell'aquila hai utilizzato differenti rosette e poi dopo hai... Sì, ho usato diverse tecniche. Ho, diciamo, creato prima una base di contrasto e poi a quel punto ho realizzato delle figure che mi hanno consentito, unendo... diciamo i vari punti, di poi rappresentare l'aquila in tazza. Quali sono le cose che vengono considerate di più quando gareggi ai campionati mondiali? Beh, indubbiamente è tutta una linea di lavoro. Meglio lavoro e chiaramente meglio è la resa. Indubbiamente la prima cosa che si può notare è la montatura del latte, quindi se abbiamo una tessitura liscia e lucida ed omogenea, anche perché senza quella è ben difficile realizzare la figura di per sé. Quindi adesso magari vi farò vedere un'altra figura che mi ha permesso di ottenere questo titolo. Non è stato per niente facile. Immagino eri l'unica donna, giusto? Sì, diciamo che in finale mi sono ritrovata come l'unica europea ed era tanto che non si abbatteva il muro asiatico, quindi... effettivamente c'era un po' di tensione. Il secondo pattern sarà il cavallo? Sì, giusto. L'Horsey Space. Okay.
quindi anche qua ripeto la base. Durante questo periodo sei riuscita a continuare ad allenarti sulla latte art? Sì. Diciamo di sì, anche se un po' per scelta ho voluto allentare un po' l'allenamento. Però sì, non è mai mancato. Ok, quindi adesso stai di nuovo creando la base. Esattamente. Adesso Rita ti mostrerò un'altra figura che mi ha permesso di vincere il titolo mondiale. Si parla del volto del cavallo, una figura molto complessa tecnicamente. Chiaramente rispetto a tutti i passaggi che sono da fare e lavoro anche qui in double shot. Okay. In questo caso per ottenere una buona crema di latte vado sempre a fare il purge. Quando monti il latte per la latte art, la montatura deve essere un po' più umida rispetto al cappuccino tradizionale, giusto? Allora, diciamo che quando si va a realizzare delle figure, come in questo caso, devo realizzare un flat white. Okay. Quindi di conseguenza una crema di latte più fine ed elastica. Quindi vado ad inglobare meno aria possibile. Ed è importante lavorare subito col latte appena montato? O... Assolutamente sì, non si deve riposare per il semplice fatto che poi non ho la possibilità di lavorare il liquido un po' come voglio. In questo caso sto adottando la tecnica anche della mano sinistra, che è fondamentale. In che senso? Nel senso che stai spostando la tazza? Esatto, okay. Che nel mentre verso mi aiuto con la mano sinistra. Io trovo sempre difficile riuscire a spostare anche la tazza mentre sto versando, anche per fare la base. Ho notato che tu solitamente muovi la tazza per creare la base. Sì, diciamo che mi porto sempre avanti, ecco. Mi aiuto in questo modo. Comunque anche qui ho realizzato la figura del mio cavallo. Se vuoi adesso ti posso mostrare anche come poter utilizzare una potenza al 50% in modo che riusciamo a gestire il latte anche nella lattiera per espresso. Quindi un consiglio che voglio anche dare è questo, che non si deve mai riempire la lattiera al massimo. Per intero al massimo, ma sempre arrivare al livello indicato all'interno della mia lattiera piccola. Questo ti permette anche di avere più controllo, oltre che avere meno spreco di latte, perché se lo riempi al massimo per due tazzine da espresso, ovviamente avrai un sacco di spreco anche nei locali. Beh sì, diciamo che è più il quantitativo giusto da utilizzare, ecco, per ottenere una montatura molto più bella, anche qui è più lucida da vedersi. Quindi azione una sola volta al 50%. In questo modo ho la possibilità di gestire molto di più il liquido. Okay. Una domanda per te. Il senso del vortice cambia qualcosa se gira in un senso o nell'altro? Allora, ci sono due modi per montare, quindi ci sono due modi per ottenere due vortici diversi. Il tutto sta come inclino la lancia a vapore all'interno della mia lattiera. Quindi se la metto a destra ho un tipo di vortice, se invece la gestisco verso sinistra ne ho un altro. Ok, adesso cosa stai preparando? Preparo una delle figure, anche queste, del mio mondiale. E si tratta del mio cavalluccio marino. Questo mi ha permesso di entrare in finale. Okay. È divisa in due parti la parte finale del mondiale, giusto? Ci sono prima 12 competitors. Ecco qua. Allora, diciamo che sì, in semifinale siamo in 12, dalla semifinale ne passano solo 6, quindi l'ansia si fa sentire.
e devi presentare dei differenti pattern durante le due fasi della finale. Sì, finale sì. Bisognerebbe realizzare tutte le tre set di bevande in free pour. Okay. Ecco qua ho fatto una figura semplicissima come potrebbe essere da servizio al banco. Diciamo che semplicissima è un parolone, però semplicissima per te. E sì, comunque sì, diciamo che l'ansia un po' la senti, soprattutto anche quando si lavora con appunto la tecnica del latching, per il semplice fatto che intanto chiarisco che latching è l'unione tra pennino e lattiera. E si fa molto più sentire per il semplice fatto che, proprio perché è un lavoro manuale, evoluto e studiato, non tanto la mano che trema quanto deve essere più preciso possibile. Quindi. E poi bisogna realizzare due tazze uguali. Assolutamente sì, quindi anche quella è la difficoltà, che non puoi permetterti neanche di farle diverse tra di loro, perché deve essere esattamente riportato allo stesso modo, anche nelle movenze. Grazie Emanuela per questa chiacchierata, è stato un piacere provare con te le lance della Presidente Termosifonica, spero che ti sia trovata bene. Il piacere è stato mio, assolutamente sì, è un'ottima lancia a vapore, la consiglio a tutti i baristi che vogliono intraprendere anche questa disciplina. Grazie per tutti i tuoi consigli. Grazie ciao. A te, ciao. Wow, ringraziamo Emanuela e Rita per questo fantastico workshop. Che capolavori ragazzi. Comunque non è finita qui. Adesso andiamo a vedere chi è l'ospite successivo. Andiamo a presentare un ospite molto particolare. Superwoman, si chiama Chiara Bergonzi, è una trainer, una roster e una campionessa italiana di latte art. Che cosa andiamo a fare con Chiara? Oggi io e Chiara Bergonzi vi dimostreremo come è possibile, tramite Faema Presence Termosifonica, creare bevande adatte a tutti i tipi di mercato. Dai Ale, facci vedere. Andiamo. Ciao Chiara, bentornata al Faema Virtual Coffee Tour. Anche ti dico bentornata perché io e te già abbiamo fatto un'edizione, anche se live a Roma, lo scorso 18 ottobre, giusto? Assolutamente. Ciao Ale, grazie, un piacere essere qua come sempre. Grazie. Allora, ci ritroviamo qui con Faema President, però oggi proponiamo qualcosa un po' più brillante, un menù caffetteria diversa da quello che di solito viene proposto, no? Sì, generalmente nelle caffetterie si propongono sempre un pochino le solite bevande, no? Al di là dell'espresso, le solite bevande a base latte, tradizionale vaccino. Oggi invece volevo farti conoscere un paio di ricette costruite con bevande vegetali e andrò a utilizzare al Pro Barista for Professional. Perfetto, che cosa ci prepari allora? Io ti faccio l'espresso. Sì, perfetto. Allora, intanto come espresso utilizzeremo un single shot, quindi come diciamo nelle caffetterie tradizionali italiane è un pochino di moda. Sai che a me piace utilizzare spesso volte double shot. Che sei sempre esagerata. Sempre esagerata, shot. Soprattutto per creare flat white, ma oggi creeremo un mix tra un cappuccino e un flat white, okay. Quindi con una texture di crema della bevanda che andrò a utilizzare, che sarà un mix tra il cappuccino tradizionale italiano e invece un cappuccino magari anche con una tecnica di latte art. Perfetto, ok. Utilizzerò due bevande, quindi farò un mix tra due bevande. Utilizzerò al Pro Barista for Professional all'avena e al cocco, quindi farò un blend di queste due bevande vegetali. Ok. Ok, allora ti spiego com'è la ricetta. Vai. Allora ho preso due lattiere, la lattiera dove andrò a montare, dove all'interno ho già preparato 3 grammi di curcuma, che è considerato come superfood, che si lega benissimo con le bevande vegetali, e uno spoon di miele di melata. Quindi ho già preparato precedentemente questo. Quindi già abbiamo un premix. Abbiamo diciamo. Un premix. Dopodiché andrò a utilizzare al 70% la bevanda all'avena, al 30% la bevanda al cocco, che ho già miscelato in questa caraffa di vetro. Perfetto. Ok? Se mi prepari l'espresso, che è uno specialty coffee, sì, sottolineiamolo, ti realizzerò la nostra ricetta. Vado. Allora, come proporresti una bevanda un po' così lontana dalla nostra tradizione di caffetteria italiana? È facile, semplice? È semplicissima, perché l'importante è che noi abbiamo gli ingredienti. Quindi noi abbiamo
il nostro caffè, sì. Abbiamo i nostri ingredienti, come ho spiegato in questo momento, e la possiamo andare a proporre nella maniera più semplice possibile, quindi non nella nostra colazione o nel primo pomeriggio, perché no, in questo mese natalizio andiamo a usare una ricetta che ha all'interno anche delle sensazioni speziate. L'importante è che il barista la comunichi. Gli hai trovato anche un nome già o... Beh, se ricordo come avevamo un pochino già pensato a Roma, era un Golden Milk Veggie, creato con appunto un caffè specialty. Perfetto. Vado a montare la bevanda. Allora, io intanto, Chiara, ti ho preparato un espresso in tazza da cappuccino, sì, te lo lascio qui. Allora, è sempre bello poi affrontare questi temi con te, perché insomma ci apri sempre un po' la testa, no? Una caffetteria classica che però oggi va cambiata, il cliente è diverso, non è più lo stesso di quando abbiamo cominciato, no? Sì, assolutamente, bisogna andare a trovare delle novità, sì. Però sempre andando a utilizzare, secondo me, le cose più naturali possibili e soprattutto andare alla ricerca sempre di ingredienti di massima qualità. Questo è il mio credo, lo è sempre stato, e quindi appunto per questo ti sono andata a proporre una ricetta completamente vegetale. Parlavamo, no, di upselling del prodotto, anche un bel menù, un menù scritto bene, magari messo al di sopra della macchina del caffè o proposto direttamente al bancone. Sì, ci sono tante tecniche per andare a proporre le ricette al cliente, ovviamente. In questo momento, vedi, ad esempio, ti sto conquistando con un disegno in latte art. E avendo utilizzato la curcuma, come ben vedi, abbiamo anche una bellissima colorazione giallo paglierino a cui il cliente non è solitamente abituato. Adesso, Chiara, andiamo a vedere la seconda ricetta. Allora, la seconda ricetta è stata pensata con la bevanda più utilizzata al barista italiano, quindi la soia. Nel mondo, ti do un dato, il 30% della bevanda più venduta è quella di avena, ma in Italia, come appunto ben sai, il barista utilizza come prima bevanda vegetale alternativa quella di soia. Quindi andiamo a utilizzare la bevanda di soia con un superfood, la barbabietola. Quindi andiamo a preparare un semplice flat white. Posso prepararti questa volta un double espresso? Questa volta un double shot. Perfetto. Ok, utilizziamo sempre il nostro blend specialty, quindi Brasile, Honduras e Perù, e andiamo a introdurre nella lattiera 2 grammi di barbabietola. E poi ho già preparato nella caraffa la nostra bevanda di soia. Ok, vado a montare la bevanda, Ale. Sì, mentre monti la bevanda non ti disturbo. Vado a preparare un double shot di espresso. Quindi qua stiamo utilizzando una tazza da 300 ml, quindi... Sì, solitamente noi serviamo l'espresso nel cappuccino una tazza da 150-160, sì. Quindi il doppio. Okay. Ok, vado a dividere... Questo è tuo. Grazie. Vado a dividere una lattiera un pochino più performante dal punto di vista di beccuccio, quindi andrò anche qua a creare una semplice decorazione, e andiamo appunto a versare. Quindi ti ho fatto una foglia. Bellissimo. E come vedi ha delle tonalità rosa sul marrone dell'espresso. Posso assaggiarlo? Certo. Che cosa senti? Allora, qui sento molto il superfood e poi molto la bevanda di soia. Buonissimo. Bene. Questo lo proverrei anche nella nostra caffetteria qui a Milano. Bene, mi fa piacere. Grazie, Chiara. Grazie, grazie a te. Per essere tornata nella, anche se virtual, Coffee Tour. Ci vediamo in giro. A presto, ciao Ale. Ringraziamo Chiara per averci dimostrato come preparare delle ricette gustosissime con le bevande Alpro.
che avventura, Ale, questo viaggio è stato bellissimo, io ho imparato tantissime cose. Interessantissimo, e ringraziamo tutti i nostri ospiti che sono stati qui con noi, che ci hanno insegnato tutti. Latte art, caffetteria moderna, diversi profili di tostatura, di espresso, insomma, chi più ne ha e più ne metta. E ringraziamo voi che ci avete seguito, e diteci, fateci sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo Faema Virtual Coffee Tour. In occasione di questa speciale tappa virtuale del Faema Coffee Tour abbiamo pensato, per tutti quelli che ci seguono, un'offerta commerciale. Quindi andate sul nostro sito, cliccate, compilate il form e verrete contattati da un referente commerciale che vi spiegherà e vi darà tutte le informazioni. La Faema President vi saluta e vi aspetta dentro a tutti i vostri bar.